studi di TV City, l'assessore al bilancio Annarita Ottaviano. Ieri in giunta che cosa è stato approvato? A parte lo schema di bilancio di previsione 2021-2023, già discusso il relativo DUP, il documento programmatico, quindi fondamentale per poi l'approvazione successiva, e sono state discusse anche le tariffe, anzi approvate le tariffe previste dal nuovo regolamento approvato in Consiglio Comunale. Le tariffe si riferiscono al canone unico patrimoniale che va a sostituire la COSAP, la TOSAP, il diritto sulle pubbliche affissioni. E tale regolamento è stato approvato nell'ultimo Consiglio Comunale poiché è stato previsto da una legge di bilancio del 2020 che ha stabilito di accorpare in un unico canone tutte queste imposte e ieri in giunta è passata l'approvazione delle tariffe. In poche parole, quindi, che cosa cambierà? C'è stata l'applicazione della tariffa unica standard e in base ai limiti stabiliti dal governo, ai limiti governativi, abbiamo fatto uno studio. Da questo studio è scaturito che praticamente riusciamo a mantenere lo stesso gettito dell'anno precedente, però rispetto alla tariffa standard sia giornaliera che annuale c'è una riduzione del 38%. Ci tengo a precisare, per le attività che si insediano sul territorio quest'anno dal 2021 in poi, per il 2021 c'è l'esenzione completa, anche se dall'ultimo decreto ristori per il momento è previsto l'esenzione fino al 31 marzo 2021, e così abbiamo deciso per le nuove attività di esentarle completamente. Torre del Greco dunque è un comune virtuoso. Possiamo definire un comune virtuoso. Nel bilancio ci sono molte opere pubbliche, la maggior parte sono tutte finanziate con finanziamenti provenienti dalla Comunità Economica Europea. E sono opere di rilievo, ma quest'anno dobbiamo dire un'altra particolarità del bilancio è riguarda l'assunzione di 29 risorse umane. Quindi opere pubbliche e assunzione del personale, questi sono diciamo i capisaldi di questo bilancio. Sicuramente, ovviamente poi ci sono tutte le attività di ordinaria amministrazione, c'è un avanzo di amministrazione che per il momento vogliamo dire un avanzo disponibile, ma aspetteremo il rendiconto per poi poter stabilire l'avanzo vero e proprio. È un comune non indebitato, proprio perché le opere pubbliche vengono finanziate o con avanzo proprio oppure con risorse statali. Quindi è un altro punto importante di questo comune, il tasso di indebitamento è bassissimo. Tutto ora dovrà avere l'ok del Consiglio Comunale? Sì, dovrà avere prima l'ok da parte dei revisori dei conti, poi dopo l'approvazione e parere dei revisori dei conti passerà in Consiglio Comunale e poi incominceremo a lavorare definitivamente.